Allora, benvenuti. Quelle che avete visto scorrere prima erano alcune immagini di Corny God, del teaser di Corny God, che ha costituito, è una co-produzione del Quartiere dell'Arte con il Residenz Theater di Monaco di Baviera, il Teatro di Roma e il Roma Europa Festival del 2012, ma ancora in scena, ancora in repertorio il Residenz Theater di Monaco di Baviera. Ha costituito poi il progetto zero di EU Collective Place. È stato lo spettacolo, l'esperimento che ci ha dato poi l'ispirazione per costruire questo progetto e il percorso di questo progetto che ci ha portato poi al riconoscimento dell'Unione Europea, del programma Green New Europea, con questo grant di poco meno di 1.900.000 euro. Io ringrazio tutti i presenti e le autorità che sono intervenute, ringrazio il signor Vincenzo Donato Michelini, ringrazio il presidente della Fondazione Caritas, Mario Bruzzi, e ringrazio il padrone di casa, a cui prima di illustrare il progetto cedo volentieri la parola, e Giulio Monti, vi ringrazio per aver investito. Sì. Molto velocemente, io porto un saluto e un benvenuto perché per noi è un estremo piacere poter ospitare non solo questa conferenza stampa, ma il primo meeting di questo progetto per questi giorni, da ieri fino a venerdì, partner insieme al Teatro Stabile Gian Maria Cervo, sono qui ospiti nostri per avviare il progetto. È un piacere anche perché questo è il primo progetto a guida Viterbese, in qualche modo. Capofila è una società di Viterbo finanziato nell'ambito del nuovo programma europeo Europa Creativa, che è un programma su cui noi abbiamo scommesso molto, tanto che abbiamo fatto all'epoca la presentazione dei primi bandi quando stavano proprio uscendo il giorno stesso che uscivano i primi bandi. E è un programma importante, l'Europa Creativa, perché è un programma che finanzia la cultura, ha confluito in questa nuova programmazione 2014-2020 quelli che erano gli strumenti della vecchia programmazione sulla cultura, sulle imprese creative. È un programma, sono contento, come dire, che questa opportunità che l'Europa ci ha dato sia stata colta in maniera così brillante, perché questo è un progetto molto interessante. Io non entro nel merito perché lo spiegherò, ma ha colpito molto la parte che in questo momento, su cui in questo momento come BIC, come incubatore, siamo più sensibili, che è quella del ragionamento sulle nuove tecnologie, questo ragionamento sul 2.0, questa app Calliope, che poi immagino verrà presentata, che diventa uno strumento che non c'era prima. Quindi, come dire, è un progetto che veramente innova nel settore del teatro, innova in maniera intelligente e al passo con quello che è il mondo delle nuove tecnologie che sta avanzando, l'utilizzo degli smartphone, la possibilità di stringere intorno al teatro un rapporto tra spettatori e drammaturghi, che è una cosa assolutamente inedita. Quindi sono contento di poter ragionare e essere qui alla presentazione, anche di ascoltarla. E colgo solo l'occasione per dire che appunto questi temi, questo ragionamento sulle nuove tecnologie è un ragionamento su cui stiamo lavorando molto. Noi abbiamo rivisto completamente anche il nostro sistema di servizi come incubatore. Lo sapete che siamo uno spazio dove si aiuta chi ha un'idea a trasformarla in impresa e si aiuta l'impresa appena costituita a posizionarsi sul mercato. E adesso siamo in grado di offrire a chi vuole lavorare sulla propria idea imprenditoriale anche l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici che sono presenti qui fisicamente nel Fab Lab, in questo laboratorio di fabbricazione digitale,
che chi non ha visto invitiamo a visitare, magari anche all'interno della conferenza stampa, praticamente più dietro, e è uno spazio dove dalle stampanti 3D agli scanner 3D a tecnologie interattive, immersive, modellazione, siamo come dire, nelle condizioni di poter offrire in questo momento, anzi la Regione Lazio, attraverso l'assessorato alla cultura, sempre con i finanziamenti comunitari, d'Europa cominciamo evidentemente ad utilizzare i soldi europei in maniera utile e intelligente, mette a disposizione il territorio. Quindi il Fab Lab è uno strumento gratuito a disposizione del territorio per imparare a conoscere queste nuove tecnologie, per imparare ad utilizzarle e per prototipare, per ragionare su idee di impresa che possono avvalersi dell'utilizzo di queste nuove tecnologie. Quindi il mio anche un invito a conoscerci su questo aspetto sempre di più. Non molto altro tempo, vi faccio i migliori auguri per un buon lavoro e passo a Giannella che farà il lavoro di casa da questo punto in poi. Grazie Giulio, grazie ancora per questo intervento, per il sostegno di Big Lunch al progetto. Io vi racconto le linee programmatiche di questo progetto, che è un progetto che ha come tema centrale il tema della polilocalità, che è una strategia drammaturgica che 20-25 anni fa è iniziata con una strategia estremamente sperimentale e che sta diventando sempre più pervasiva, sta entrando nel mainstream, sta entrando insomma anche nelle strategie drammaturgiche dei prodotti indirizzati al grande pubblico. Basta pensare a una cinematografia come quella di Quentin Tarantino, per esempio, che è fortemente polivocale, o basta pensare per esempio all'ibridazione di tecniche operistiche, circensi e teatrali che un nostro partner come la Fuga del Bauhaus, probabilmente vedremo qualcosa, fa anche in occasione di grandi eventi di massa come l'apertura dei Giochi Olimpici, la cerimonia dei Giochi Olimpici. Insomma, eventi di massa simili, quindi insomma parliamo di una strategia che sta diventando sempre più pervasiva e che si sta affermando sempre di più. Ovviamente il fatto che la strategia polivocale diventi una strategia pervasiva è dovuto al fatto che è la nostra esperienza di cittadini globali che ha delle caratteristiche polivocali. Noi siamo immersi in un clash di prospettive continuo, basta che immaginate, no, per esempio un cittadino extracomunitario che, no, possiamo incontrare ogni giorno, quanti codici usa contemporaneamente, no? Uno rivolto alla sua comunità, un altro rivolto a noi, poi magari usa dei gerghi commerciali, no? E pensate a quanti ne usiamo oggi noi anche, no? Per il tipo di situazioni in cui siamo connessi. E quindi è chiaro che questa forma di scrittura, questa serie di questa molteplicità di input, questa prismaticità di input caratterizza, no, la nostra esperienza di cittadini globali. E è chiaro che la polilocalità favorisca anche lo sviluppo di progetti collettivi che non erano così comuni nel teatro. Una volta, no, la figura del drammaturgo veniva immaginata come una figura isolata, non è più così. Il drammaturgo interagisce con delle compagnie in spazi fisici, ma anche i drammaturghi di nazionalità diversa interagiscono tra loro, creando strutture che somigliano a dei quadri visti, ma allo stesso tempo sono anche delle strutture narrative organiche. Quindi questo è un progetto che sviluppa ulteriormente, no, innovazione rispetto alla modalità polilocale, con alcune delle figure più importanti, con quelle figure di riferimento del teatro mondiale. Avremo 9 testi collettivi commissionati dal progetto che coinvolgeranno autori di fama mondiale, autori le cui opere sono state, giusto per farvi un esempio, trasposte da alcune delle figure più importanti del cinema contemporaneo al cinema,
avremo autori che costituiscono dei punti di riferimento per alcuni dei più grandi teatri del mondo, e insieme a questi autori lavoreranno drammaturghi che sono invece, che stanno emergendo, che sono allo stato iniziale della loro carriera. E questa strategia ovviamente è, avremo più di 50 drammaturghi coinvolti nei vari progetti. Questa strategia ovviamente permetterà a questi drammaturghi giovani di costruire una carriera internazionale. Un'altra cosa che permetterà loro di costruire una carriera internazionale è il fatto che i 9 testi che verranno sviluppati attraverso questa pratica di commissioning avanzato saranno pubblicati in inglese attraverso la collaborazione con una grande casa editrice anglosassone, e quindi ovviamente i testi potranno trovare spazio nel mercato globale molto facilmente, perché ovviamente la comunità teatrale internazionale legge in inglese per lo più, e quindi questa sarà un'ulteriore possibilità di evoluzione. Oltre a questo ci saranno una serie di workshop e workshop tutti finalizzati all'innovazione teatrale. Giulio prima citava l'app Calliope che la Fura del Baus sta sviluppando, che è in sostanza un'app che permetterà al pubblico in tempo reale e anche in varie fasi di scrivere attraverso il proprio telefonino insieme agli autori. E c'è dentro questo anche un elemento di trasformazione del telefonino, che viene normalmente considerato come un oggetto individuale, no? Un oggetto addirittura di isolamento individuale dello spettatore, no? rispetto agli altri. Invece con questa app si trasforma in uno strumento collettivo, di collaborazione. Quindi è una modalità di scrittura molto avanzata che ha anche no, una valenza, per dire, di spiazzamento particolarmente interessante a livello linguistico. Oltre a questo, ovviamente, poi nella fase finale del progetto avremo i workshop, e i workshop saranno su tutto il territorio europeo e sono più di 35 nei 4 anni in cui si svilupperà il progetto, e poi dei 9 testi che commissioniamo, dai 9 testi ricaveremo 6 messe in scena che saranno fatte da compagnie ibride, da compagnie transnazionali che vengono formate ovviamente dai partner che gestiscono il progetto proprio per mettere in scena questi oggetti, questi prodotti complessi che vengono creati all'interno di questo grande laboratorio che sarà il New Collecting Place. Tengo a dire una cosa, insomma, Giulio l'ha già sottolineato, noi siamo a partire dall'arte capofila di questo progetto, che ha lo stato delle arti medievali, ovviamente, che organizza Quartieri dell'Arte, e proprio a Quartieri dell'Arte ci sarà il primo dei workshop previsti dal progetto, che sarà questa rievocazione della processione del Corpus Domini del 1462, ovviamente in chiave laica, contemporanea, non moderna e polivocale, ma avremo delle figure molto rappresentative che saranno coinvolte in questo progetto, e faccio solo 2 nomi per cominciare, ci sono anche delle star locali che saranno poi coinvolte nel progetto, vedi Aldo Pennello che guarda da conosco, ma perché sarà un progetto che avrà sia caratteristiche artistiche che avrà caratteristiche, ecco, olivocali, appunto, avrà delle caratteristiche artistiche, sociali, teatrali, formative, eccetera. Comunque, cito solo 2 nomi di importantissime figure e istituzioni: il Museo di Stato dell'Antichità di San Pietroburgo, che col progetto 2021 ci porta qui delle opere e delle installazioni di Dmitri Prigov, che parla del concettualismo russo, e vedete che l'installazione sarà molto divertente per il pubblico, e poi Gianni Guaranta, lo scenografo premio Oscar, che realizzerà delle architetture effimere, così come architetture effimere furono realizzate nel 1462. Sapete, questo è stato il più grande evento del teatro medievale in assoluto in Europa, perché si è svolto qui a Viterbo,
se oggi voi andate a Corso Italia, lo dico per i giornalisti interpresi, se oggi voi andate a Corso Italia e non vedete Proferri camminando, è perché Pio II, per far passare gli apparati processionali, disse ai proprietari di casa che erano Proferri, abbattete, io li esercisco. E quindi il motivo per cui non ci sono Proferri a Corso Italia è che lì passò la processione di Pio II. Quindi è un evento che ha cambiato la città e noi vogliamo per un giorno, con delle installazioni effimere, cambiare il volto della città di Milano. Volevo dire che tutto questo è in modo, devo dire, per noi anche inedito, per fortuna tutto questo stanno contribuendo realtà importanti della città, realtà che hanno una valenza sociale, imprenditoriale, associazionistica, penso per esempio a Viterbo Civica, vedo qui Lucio Matteucci, penso agli amici della Rete Ed, Tiziana Moretti, Luca Barnetti, Francesco Alberti, il Museo del Foro del Duomo anche ci sta contribuendo a creare, si stanno contribuendo in maniera importante a questa iniziativa. Penso anche al servizio dei Facchini di Santa Rosa che collabora per la prima volta con il quartiere dell'Arte su questa iniziativa. Perché? C'è un perché, però ve lo spiegheremo ovviamente il giorno di Corpus, perché altrimenti vi toglieremo la sorpresa. E quindi per un giorno intero la città, proveremo a dare un mondo diverso alla città, e poi vabbè, c'è tutto il team fantastico del festival, dai curatori ai membri della direzione artistica, insomma, a Marco Naldi che ci sta dando una mano importantissima sulla presenza artistica. Ci sarà anche tra l'altro Paul Weiser, lo storico illustratore dei Genesis, della copertina dei Genesis, che verrà a fare un intervento, non so se farà alcuni disegni di ricostruzione della processione del 1462. Quindi è veramente uno sforzo a cui partecipano tante realtà, tante belle realtà della città. Chiediamo ovviamente alle istituzioni di darci molto sostegno su questa cosa, perché è una cosa molto complessa, molto ambiziosa, ma voi sapete che l'idea di questa cosa parte dal fatto di dare ancora più, sapete, il nostro è un festival che ha una grande forza identitaria, insomma, questo ce lo riconoscono da tanti anni tutti, ma abbiamo voluto creare un evento che insomma, auspicabilmente diventerà ogni anno l'evento di apertura di quartiere dell'arte, un po' come a Salisburgo c'è lo Jederman che comincia tutti i giochi, ecco, Corpus, con il Corpus 1462 potrebbe essere l'evento di apertura di quartiere dell'arte ogni anno. E sarà il nostro Jederman, speriamo. Allora, io vi ringrazio, tra poco ovviamente presenteremo i partner, ma prima di tutto volevo chiedere al Sindaco Michelini e al Presidente Mario Brutti di portarci loro saluto e eventualmente di fare qualche considerazione. Grazie. Sì, io scusate il ritardo, ci abbiamo ovviamente, come sapete, il bilancio, il ritardo era altrimenti giustificato, scusami Gian Maria. Ma io faccio una riflessione che è quella legata anche al luogo dove siamo. Abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato di nuove tecniche e direi anche nuove applicazioni di tecnologie innovative all'aspetto culturale, al settore culturale, non solo. Siamo un posto dove si dovrebbe fare questo tipo di formazione per favorire le imprese, soprattutto le giovani imprese, ad affrontare un mercato ovviamente globalizzato, ma affrontato anche con la conoscenza di quello che noi possiamo mettere sul mercato come prodotto materiale e prodotto immateriale. Abbiamo parlato di attività creative, l'industria creativa e l'industria culturale, può essere l'industria creativa, modi di rappresentare anche quello che noi abbiamo come arte, come istituzioni di arte, in maniera innovativa, in maniera di creatività. E abbiamo parlato anche di
progetto europeo, dove riusciamo indubbiamente ad essere presenti. Di questo ringrazio in modo particolare anche come sindaco della città, che non sempre in passato è riuscita ad accedere a queste forme di finanziamento, ad essere parte plus rispetto a un'opera direi infrastrutturale, ma laddove magari si possono creare anche posti di lavoro per i giovani, ricercare appunto quegli spazi per nuovi lavori, per nuove attività. Ecco, forse l'Italia, l'Inghilterra ovviamente, non solo l'Italia, non è stata forse presente come sono state presenti altre nazioni europee. Quindi ringrazio anche in questa partnership con altre città, con altre nazioni europee, quindi con soggetti che insieme a te, a qualche dell'altro, sono quello che sta portando avanti questa città da una ventina d'anni, vogliono scommettere su prodotti innovativi anche di rappresentazione teatrale, non so. Aggiungo che tu hai parlato di un giorno che cambia la città. Mi auguro che sia un giorno che abbia una ricaduta positiva, non solo un giorno ovviamente, ma una ricaduta più lunga possibile, E la dimostrazione è che qui ci sono operatori economici, presenti, associazioni, che indubbiamente sono anche interessate alla qualità di quello che fai, ma indubbiamente sono anche interessate ad avere poi un ritorno economico da un'attività, altrimenti insomma, si potrebbe fare attività economica se poi c'è un ritorno quello per l'occupazione, per gli investimenti, insomma, per le attività in genere. Questo è un fatto molto positivo, di vedere una città che si sta scoprendo diversa rispetto al passato. Sicuramente non è il merito di questa amministrazione, lo dico subito, qualcosina ce l'ho messa io, quantomeno ho dimostrato di non avere paura dei cambiamenti, ma questo perché un po' congendo chi fa attività di impresa, con chi insomma si confronta tutti i giorni con le problematiche e con chi insomma è venuto anche a scommettere, cercando anche di vincere la scommessa, non si dice sempre, lo dico perché non può pensare di essere sempre fortunato, o di avere sempre le aggiunte, però il fatto di accettare la scommessa, accettare la concorrenza, a livello positivo, quindi non avere paura degli altri, o meglio, non escludersi dal confronto con gli altri, questa secondo me è una cosa nuova a livello, voglio dire. Io già te l'ho detto altre volte, quando ho iniziato il quartiere dell'arte, insomma, io vedo come tanti interpesi, deve essere abbastanza scettico, però secondo me un po' di intelligenza è il fatto di ricredere le posizioni, no? Allora, io mi rendo conto che la città di Viterbo, posso dire affezionata, oppure posso dire si è abituata al quartiere dell'arte, tanto che il comune di Viterbo ha fatto il quartiere dell'arte una conversione, così come ha fatto in altri festival, che ormai hanno una certa continuità negli anni e che si svolgono in questa città e che danno veramente il senso di una grande apertura, o meglio di un atteggiamento diverso, di apertura rispetto all'esterno. Quando dico l'esterno dico ovviamente l'Europa, non possiamo limitarci a un discorso così provinciale, direi forse anche nazionale. Allora credo che sia importante quello che viene fatto, soprattutto con un'ottica che riguarda veramente anche oltre il confine nazionale. Non posso non fare riferimento quello che tu hai detto, questa famosa riflessione del Corpus Domini, che esalta anche l'aspetto a cui sono noi fortemente legato, questa identità territoriale, cittadina, una identità, e di questo ti ringrazio, che vuole essere nostalgica, vuole costruire su un'identità un futuro. Allora il famoso termine global, che non piace molto, però insomma che partire dal locale per affrontare un sistema globale secondo me è molto pertinente in questa situazione, in questo momento. E io aggiungo una cosa che ho detto altre volte, io credo che questa città verrà cambiata dai giovani, perché credo che i giovani anche di Cervesi, i giovani della Tuscia, insomma i nostri giovani siano sicuramente più promesse al cambiamento, hanno meno scetticismo rispetto al fare cose nuove, e credo che
anche le attività, insomma, che vengono male sono partite, no? Attività, lo vediamo anche nel centro storico, anche nel momento di crisi, vediamo che i cambiamenti laddove ci sono stati sono spesso attivati da persone che hanno un'età relativamente giovane, proprio perché forse la capacità di interconnettersi tutti i giorni con il mondo dà modo di conoscere appunto le proprie capacità, il potere che ha questo territorio, perché questo territorio ha un potere enorme e forse le nuove tecnologie e i giovani riusciranno veramente a metterlo in una competizione e secondo me può anche risultare vincitore e soprattutto in tempi molto molto più brevi rispetto ai tempi del passato. Quindi oggi scommettere su un'iniziativa, su un'attività sulla quale magari nei tempi passati avremmo esitato, può essere un cambiamento importante e rapido per tutti noi, soprattutto per i giovani che staranno in questo territorio e che vogliono continuare a vivere, magari potranno pure andare dove vogliono, in tutte le parti del mondo, però secondo me è importante che ritornano, perché altrimenti sarebbe un impoverimento. Quindi faccio tanti auguri a questa iniziativa, insomma, che viene fatta a livello di Terbesi, con partner europei, e mi auguro veramente che la città possa dare la soddisfazione che merita questo tipo di festival. Grazie. No, è molto importante la sottolineatura che ha fatto il sindaco sull'iniziativa Corpus, no? Cioè il fatto che abbia le potenzialità per essere un'iniziativa che non solo cambia la città per un giorno, ma poi diventa veicolo di promozione per il territorio e tra le altre cose lascia anche dei segni, perché l'idea è che ogni anno qualche piccola cosa, no, Corpus la lasci anche permanentemente la città, insomma, il sindaco sa di che parlo, lo vedremo più avanti, insomma, quando presenteremo nel dettaglio l'iniziativa, che cos'è. E questo è molto interessante, come pure è molto interessante riscoprire, no, i tratti che questa città per molti anni ha dimenticato. Insomma, il Corpus è stato il più grande evento nella storia del teatro medievale, ma è stato anche il grande evento che ha determinato la transizione tra il teatro medievale e il teatro rinascimentale. Ci sono tutti i tratti rinascimentali della città ancora da scoprire, per buona parte, da diffondere, più che altro. Scoprire l'abbiamo riscoperto, insomma, li dobbiamo diffondere. E su questo io credo che, per esempio, sarebbe molto interessante, sempre in quella chiave di rilettura e rilancio in termini postmoderni, no? Dei territori, della loro storia, eccetera. Credo che sarebbe anche interessante pensare a un progetto da sottoporre all'Unione Europea per il futuro e ovviamente sappia il Comune che noi siamo a disposizione anche a pensarlo insieme, insomma, un progetto su questo aspetto rinascimentale della città e a farlo evolvere con alcuni dei nostri partner internazionali coinvolti in questo progetto, ma anche insomma poi da cercare, no? In compatibilità con quelle che sono anche le caratteristiche, insomma, no? dei nuovi progetti che saranno fatti. Quindi ringrazio ancora Renato Michelini per la presenza e per il sostegno e ringrazio il Comune per aver dato organicità e stabilità a Quartieri dell'Arte attraverso, come diceva giustamente anche il sindaco, comunque attraverso la stipula di questa convenzione triennale che ovviamente ci permette, insomma, no, un planning con un respiro un po' più ampio di quello che era il passato, insomma. E Presidente. Dopo quello che è stato detto, direi, io non ho molto da aggiungere, però un commento lo farei. Non entro nel merito del progetto, su questo credo che tutto quello che è stato detto dà l'idea della bontà del progetto, poi se il progetto ha vinto un bando europeo, l'esperienza so che non è facile vincere in bandi europei, quindi la qualità direi che è un dato acquisito su questo progetto. Questo è importante peraltro che si sia stati capaci di vincere un bando europeo, questo è un aspetto che vale la pena comunque sottolineare. Però più in generale, semmai è il voto del progetto, io lo vedo nell'ottica, diciamo, che in quel modo ci chiamava anche il sindaco, cioè del futuro di questa città, come anche di tutte le città in qualche modo similari alla nostra. E cioè in fondo un futuro in cui la proiezione internazionale è un dato fondamentale, è un dato, come dire, di partenza indispensabile. Non si tratta semplicemente
di aprire la città al resto del mondo. In realtà è stata di partire sapendo di essere già oggi nel resto del mondo, sapendo già oggi di essere nel mondo, cittadini quindi anche del mondo. Sotto questo profilo, quindi, credo che l'internazionalizzazione è in effetti l'aspetto più importante proprio di questa esperienza, ma vale anche come dato di riferimento per il futuro, cioè credo che tutto quello che possiamo pensare di fare in questa città debba essere collocata su uno scenario che è uno scenario molto più ampio, sia dei confini del territorio sia dei confini nazionali. E in questo senso si usa l'espressione del global, no? Dal locale al globale. In realtà diciamo che oggi in realtà si parte insieme da locali e globali, non è più un processo, è un dato di partenza. E credo, ovviamente su tutto questo poi si deve inserire quanto a che fare con le politiche che poi in qualche modo corrispondano a questo tipo di obiettivo, a questo tipo di vocazione. Sotto questo aspetto, per finire, io mi viene solo a sottolineare una cosa, cioè forse se trovassimo, non so bene, un momento di calma magari, però un'occasione di riflessione fra tutti quanti in qualche modo in questa città sono coinvolti sul versante cultura, sotto vari aspetti e sotto vari profili, no? Per il mestiere che fanno, per la realtà in cui vivono e anche per le responsabilità che hanno. Ma se volesse fare in qualche modo un ragionamento un po' non legato a contingenze immediate, non legato magari a concorsi o a bandi, ma un ragionamento su cosa voglia dire oggi in qualche modo essere in città, quindi in città con vocazione culturale, credo che questo sarebbe un dato importante che riguarda sia le vocazioni della città, sia la storia della città, sia l'identità della città, ma sia anche e soprattutto la vocazione di questa città nel futuro. Io magari, ecco, vediamo se riusciamo, ovviamente in autunno, ovviamente anche magari in un periodo più morto, no? Se riusciamo ad avere un momento di riflessione un po' calma su questo, no? Non legata né a interessi immediati, ma poi ovviamente le sue cose da portare avanti, e neanche poi a, come dire, a scadenze immediate, però qualcosa che ci crea un po' uno scenario in cui poterci collocare. Quindi questo direi che è un fatto importante, perché costruirebbe un po' le basi su cui poi muovere e quelli possono essere i progetti da portare avanti. Mi fermo qua perché il tempo è quello che è, comunque poi mi pare che passa avanza. Grazie. Grazie Presidente. Anche qui questi momenti di riflessione e pianificazione, insomma, ma no, con un respiro un pochino più ampio, insomma, che non l'urgenza dettata da bandi, da call e quant'altro, è quanto mai importante, e anzi nel ragionamento sulla promozione del territorio attraverso il recupero anche di determinati tratti identitari, io credo che la Fondazione Caritas possa essere, insomma, no, un partner ideale. Sarebbe per me molto importante che anche la Fondazione partecipasse poi eventualmente a azioni coordinate, no, tra gli enti organizzatori dei festival e le istituzioni, insomma, per, no, lavorare insieme alla promozione del territorio. Io passo rapidamente alla presentazione dei partner. Allora vorrei intanto College Arts, che non è qui perché ci raggiungono nel pomeriggio, gli amici di Londra. College Arts è un grande conglomerato di studi, sono più di 250 studi di artisti, compresi studi televisivi, spazi teatrali, ristoranti, spazi per le arti visive. Praticamente è impressionante, perché voi sapete quanto sia importante quanto siano importanti i beni immobili a Londra. Praticamente con la Giacia è un intero quartiere di artisti, è una realtà incredibile, che tra l'altro ha una rilevanza sociale molto importante, perché è stato un punto di riferimento per le comunità che hanno un background asiatico e africano a Londra, e da lì hanno sviluppato anche esperienze teatrali molto importanti e hanno fatto delle azioni di inclusione sociale veramente importanti. Penso a Tala Arts, che in qualche modo è legato, che è stata una grande compagnia asiatico-britannica, insomma, che ha agito per tanti anni e ha costituito un'eccellenza per tanti anni in Gran Bretagna, e quindi sono un partner decisamente importante. Vorrei che Roberto Caduccioni della Gramigna ci raccontasse della Gramigna, che è l'altro partner italiano del progetto, che tra l'altro da noi, perché la Gramigna non è stata di Perugia, e ci ha raccontato. Salve, grazie a tutti.
Grazie Gian Maria. Devo dire che quando ci sono gli incontri di avvio di progetto è sempre una bella soddisfazione. Noi che viviamo i momenti in cui un'idea progettuale comincia a prendere forma, i primi incontri in cui si pensa a quale bando poterla presentare, poi il click finale di sottomissione del progetto, quando arriva la notizia che la Commissione Europea ha finanziato proprio quella nostra idea, devo dire che la soddisfazione per chi ha messo in piedi quel tipo di progetto è veramente molto, molto bella, molto importante. La Gramigna è un'associazione culturale di Perugia che ha condiviso con Gian Maria il percorso di progettazione e l'affiancherà nel percorso di gestione dell'intero progetto in questi 4 anni. Noi chi siamo? Siamo un'associazione culturale che si occupa di progetti soprattutto per i giovani, dove la cultura e la creatività diventa un elemento di crescita e di sviluppo e dove aiuta a trasferire anche elementi didattici. Organizziamo da circa 10 anni un festival nel centro storico di Perugia che si chiama Fantasiti, in cui la logica è proprio quella di educare giocando, quindi sia i ragazzi che i bambini delle scuole elementari si cimentano in laboratori, workshop, giochi, dove però il gioco non è fine a se stesso, ma viene in ogni attività viene trasferito un elemento culturale. Accanto a questo abbiamo gestito altri progetti, abbiamo gestito un Youth in Action qualche anno fa, dove il tema della democrazia era un tema che veniva affrontato con i giovani, con un partenariato italo-austriaco, in cui i giovani venivano quindi condotti in una serie di laboratori in cui la democrazia era l'elemento culturale che veniva trasferito attraverso il gioco, e più tutta una serie di attività che facciamo appunto sia sul territorio regionale che fuori. Questo è un progetto molto importante anche per noi, perché comunque a differenza di altri progetti, 4 anni fanno un po' la differenza, cioè un orizzonte temporale di 4 anni consente di costruire effettivamente delle attività che poi possano essere, come dire, sostenibili, possano essere ripetute e dare vita a progetti futuri. Io vi ringrazio di nuovo, non vedo quanto tempo, e grazie di nuovo a Gian Maria. Grazie Roberto Guadagnoli. Fonteres. Anna Romano che parla italiano, Buongiorno, sono Anna Romano, sono il direttore artistico della compagnia Fortress, che rappresenta il Belgio in questa grande avventura nella quale siamo invitati e che ci dà una grande emozione. Non sono semplicemente italiana, ma sono profondamente napoletana e adozione quindi naturalizzata belga. Ecco. Sono qua con i miei colleghi di Fortress e per presentare molto rapidamente la mia struttura, quello che posso dire è intanto una struttura indipendente e che funziona come una rete di artisti, tutti freelance, delle più disparate discipline artistiche, il cui lavoro rappresenta in modo evidente e concreto un impegno sociale e politico, quindi è proprio una scelta di lavorare con questo tipo di artisti. Per questo progetto noi lavoreremo, se funzionava, lavoreremo sull'identità e l'esilio, e quindi dal rapporto che nasce da questi due valori, come un'equazione matematica quasi. La nostra scrittura scenica è per natura poliocale e multimediale e si realizza alla base del rapporto tra il corpo e lo spazio scenico. Quindi tutto ciò che è scritto, che è cartaceo, ha bisogno di diventare corpo, diventare necessità fisica, sviluppandosi nello spazio. Mi sembra che sia questa. Grazie. Grazie, grazie alla domanda amici di Fortress. Zeski Dom, Lidia Degovic. Hello, I'm from Montenegro, I'm here.
director. This Royal Theatre Montenegro is the oldest theatre in Montenegro, founded in 1884, the end of the 19th century, and through the 120 years developed in a one modern and awesome classic theatre with the new connectivities with the European region. This AU collective place is very interesting and very important also for Montenegro because we have tendencies to do new connectivities and transnational projects even without EU collective place. So this project is very fantastic for the new topics that we are going to develop in the further 4 years. For the next 4 years, we are going to develop through the workshops and workshop together with other countries from this project, very brave, socially engaged topics. First topic, the next year will be a family topic. A family topic, I think, is very important because of it is also a political topic, social topic, emotional topic, creative topic for this a special theater connectivity like we are a family also. So from the family topic, we are going to develop all other very interesting topics that can be very important also for Europe. We are intensively trying to develop very concrete connectivity and creation, new creation workshops and work shows together in these 3-4 days, and then we will collaborate together more and more. Thank you. Thank you. Dice Lidia Delucci, dice del Teatro Reale di Zeschidò, che il teatro è stato fondato alla fine del XIX secolo, è il più antico teatro pubblico del Montenegro e ha sviluppato in tutti questi anni il meglio della drammaturgia dei paesi balcanici e poi si è man mano legata, no, a tutta la realtà europea e adesso questo rapporto con l'Europa, voi sapete che il Montenegro è un paese insomma relativamente giovane e, no, che si, ha anche una posizione molto interessante rispetto all'Unione Europea, no, piuttosto unica, no, insomma, è un paese che lotta l'euro però non è ancora dentro l'Unione Europea, però insomma quindi c'è un grandissimo interesse verso l'Unione Europea. Questi prossimi anni svilupperanno delle tematiche specifiche, delle tematiche che no, hanno una valenza politica e sociale, partendo anche dalla riflessione sul concetto di famiglia, insomma, no, che poi svilupperanno insomma, in questi prossimi anni attraverso le produzioni, i workshop. Vorrei che il rappresentante di Chio ci venisse, è il presidente del corso di recitazione della Chio, che è questa importante accademia delle arti performative di Oslo. Qui tra l'altro vedete nella foto, nella foto vedete le performance che fecero l'anno scorso a Palazzo Farnese a Carrarola e hanno fatto anche a Guidermo alla Rocca Alba. Thanks. Salve a tutti. My name is Evan Lundsen. I'm very happy to be here to represent the Oslo National Academy of the Arts in beautiful Viterbo. The Oslo National Academy of the Arts is a fusion of 5 actually independent art schools of Norway. So we have a campus, personally I am the director of the theatre, the Norwegian theatre education. We have different study programs, acting, directing, scenography and dramatic writing. And this project that we are happy to do in cooperation with the Teatro Medievale, yes. Is particularly, of course, interesting for our dramatic writing department. What we are going to do is that we are going to engage 3 important Scandinavian dramatic writers, and we are going to select 2 of our very best dramatic writing students, and together with them we are going to create 4 or 5 different dramatic
pieces. But they are going to be connected, they are independently interesting, but they are also going to be connected through a common theme. The theme of this project is developed in cooperation with Gianluca Ilmiento, which is the Italian artistic director of our acting program, in cooperation with Gian Maria. So, for the first time, we are connected to Italy through a very interesting cooperation. The theme is going to be darkness. Darkness outside, in society, nature, and darkness on the inside. Yeah, we have this big question, why is it that we have a very functional society on the outside, but on the inside there are depression, suicide, there are increased use of psychopharmaca in all Nordic countries. We are curious about this, and we're going to explore this actually through this project. So we are very excited about it and look forward to do this with you here in Italy. So thank you. Ringrazio Evan che ha fatto questa bellissima introduzione. Come sapete, l'Achio è un'eccellenza a livello mondiale rispetto all'esperimento di pratiche sia drammatiche che post-drammatiche, e anche all'ibridazione di queste pratiche. È un'accademia dove gli studenti non fanno solo un percorso base formativo, ma ci sono anche allievi che sono adulti e vogliono perfezionare il loro stato di artista, quindi è veramente un'eccellenza di livello mondiale. E hanno vari corsi, dalla scrittura drammatica alla recitazione, all'educazione, all'istruzione in ambito teatrale, alla scenografia, insomma tutti i settori, tutte le aree professionali del teatro sono coperte. Faranno una serie di progetti in collaborazione con i partner, e poi il progetto che seguiranno più direttamente loro sarà la commissione a tre grandi autori scandinavi e due allievi selezionati all'interno delle loro classi di un progetto molto interessante sull'oscurità, l'oscurità della natura, ma anche l'oscurità che sta proprio dentro di noi, no? E la domanda che si porranno è: perché abbiamo questa società così perfetta in Scandinavia, ma poi abbiamo suicidi, abbiamo casi di depressione? E quindi questi drammaturghi di varie nazionalità coinvolti in questo progetto esploreranno questo tema. Sono sicuro, per quello che è stato anche il risultato già delle opere, delle relazioni che abbiamo fatto l'anno scorso a partire dell'arte, con risultati decisamente eccellenti. Penultimo partner Malta, la Fondazione per l'Inclusione Sociale, che non è qui oggi, ma è chiaro che dove c'è clash di prospettive c'è l'inclusione sociale. Ripeto, non vogliamo fare delle cose in insegna della retorica del politically correct, perché siamo in una società che non è multiculturale, è post-multiculturale. Quindi quando parliamo di polivocalità e di clash di prospettive, parliamo di qualcosa che è inclusivo, ma è inclusivo in maniera avanzata e in maniera intelligente. E la Fondazione per la promozione dell'inclusione sociale di Malta, appunto, ci aiuterà anche su una riflessione su come essere efficaci sul piano della comunicazione, sul piano estetico, a creare più inclusione attraverso prodotti che superino, no, la retorica del politico di correct e del multiculturalismo. Quindi sicuramente, no, apporteranno un contributo fondamentale. E last but not least, la Flora del Baus, una delle realtà più importanti, aspettiamo a mandare il filmato, una delle realtà più importanti del mondo del teatro di ricerca. Basti pensare che, insomma, nel 1992 hanno curato, giusto per fare un esempio, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Barcellona, e questa è Nanjing, sono i giochi olimpici giovanili di Nanjing.
e poi sono specializzati in creare degli eventi che non sono degli spettacoli teatrali, sono delle esperienze, ma di questo ci parla Peppe Atel, che è qui in rappresentanza della Folla del Paus, che è uno dei principali registi della Folla del Paus. Hola. Come tiene moritudine questa sera? Ma io parlo italo-spagnolo, eh? Se, mi piace più parlare questo che inglese. Sì, è una mania personale. Se siamo in Italia, meglio, di famiglia a famiglia. Bueno, la Fura es una compañía independiente nacida en el 79, en el año 79, 36 ANIPA, que son el 100, y por supervivencia, cuando no estábamos en la estrada, había una confusión de el escenógrafo, el director, el que cargaba el camión, ¿no? el que fregaba el suelo. Todos hacíamos todo, ¿no? Y esto nos ha dado curiosidad para intentar dilatar el teatro. Por lo tanto, siempre hemos sido una compañía de recerca de nuevas percepciones, nuevas intenciones en el teatro. Una de las características de la Fura es que el palco escénico no existe. Facciamo el teatro con voi. No mi espacio sagrado y tu espacio sagrado a mí, sino yo vengo y puedo tocar y tú me puedes tocar a mí, toca. Esto es la diferencia y importante, y es el sello de identidad de la Fura. ¿Sí? ¿Capito? Aquí tenemos una imagen que casi no se ve. No. La anterior, esta. ¿Veis? Nosotros rodeamos, no se ve, pero imaginad que rodeamos el público con nuestros artilugios y todo es un espacio vivo constantemente, ¿no? Esta dilatación del confín del teatro nos ha llevado a diferentes espacios. Hemos hecho cine, hemos hecho performance, hemos hecho lenguaje furero, nuestro propio lenguaje, pero también ceremonias olímpicas, marcas de empresa, publicidad, hemos hecho diversas cosas. Cuando Jean María nos propone una nueva dinámica para con gente con el cerebro ya en el multimedia, nos interesa mucho. No nos interesa las personas que trabajan isoladas, aunque sean muy buenas, no nos interesan. Nos interesa la gente que tiene su talento, pero que tiene el talento también de ver más allá de lo que yo hago y ver cómo puedo crecer, porque es la única forma de crecer, ¿no? Si yo puedo ser muy bueno, pero seguro que si él es muy bueno y yo soy muy bueno, haremos algo juntos mejor que lo que él puede hacer solo y yo puedo hacer solo. Seguro. Y si además viene él y sale otras cosas, hostia, la dilatación de mí como persona ya es más grande. Él también, y el objeto que vamos a hacer juntos posiblemente sea mejor que lo que yo haría solo. Esta es la filosofía de la Fura y creo que es la filosofía de intentar una narrativa diferente. Para eso hemos presentado, esta tarde presentaremos, perdón, una aplicación para intentar que todos escribamos en esta herramienta. Es una aplicación que puedes enviar señales al móvil, puedes disparar pantallas, puedes... Por lo tanto, obligamos a la persona que está escribiendo que ya no solo escriba, sino que intente imaginar el espacio donde está pasando, que intente ver qué acciones le van a ir mejor, cómo puede poner la luz, ¿sabes? ¿Qué reacción espero del público y qué le voy a preguntar al público y se lo puedo preguntar? Creo que es una herramienta que fuerza a otra manera de narrar las cosas.
y creo que es, será muy interesante ver los resultados de personas que no están acostumbradas a esto. ¿Sí? Bueno, pues dar las gracias, soy una persona educada también, dar las gracias a San María, a estos señores por el espacio, por la ayuda, y bueno, y dar las gracias porque hay mucho talento. Hemos estado 2 días en Viterbo y tenemos ya como 4 o 5 proyectos diferentes, aparte del de la Europa Creativa. O sea que hay mucho talento, muchas ideas y muchas ganas de trabajar juntos, y creo que eso es muy importante que pase. Gracias. Grazie a te. Allora, sì, tra l'altro con Peppe abbiamo iniziato quel ragionamento sul Rinascimento, poi parleremo più avanti. Vi facciamo vedere una parte della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici per Giovani di Nanjing, fatto dalla Flora del Baus, in chiusura. Represents the island of youth, growing into a dream town. Thank you.
Beh, era per darvi un'idea, avete visto qui che impressionante combinazione di tecnica circense, operistica, teatrale, si diceva, mi raccontava Beppe che quando ha fatto questa cosa c'era gli acrobati che stavano sotto, che avevano la tentazione di muoversi molto, no? E lui li ha gestiti invece, pur essendo questa una cosa non piuttosto circense, con una tecnica da coro di opera, ha detto no, dovete fare dei movimenti minimali, questo significa anche, no? Il polivocale, la l'utilizzazione di tecniche per ottenere, no, degli effetti di comunicazione più efficaci possibili. Io chiudo veramente, ringrazio il Presidente Brutti della Fondazione Cagli, ancora il Sindaco di Viterbo Leonardo Michelini, ringrazio Giulio Curti di BIC e ringrazio tutti i membri del team del Festival e gli amici, Matteo, Giulio, Roberto, Alessandra, Lucio, Federico e tutti i collaboratori, tutte le persone, Marco, tutti coloro che, gli amici di ELT, insomma tutti quelli che veramente stanno concorrendo alla riuscita di questo Fabio, Marco, Francesco, i terzi, tutti quelli che stanno contribuendo alla riuscita di questo importante primo evento di lancio di Connected Place. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie ancora a tutti e ci vediamo ai primi appuntamenti del progetto e del festival. Gianmaria, una domanda. Ok. Allora, io volevo dire questo. Scusate, una battuta veloce perché è importante, in quanto, allora io sono Manuel Galeotti del giornale della città.eu. Volevo dire questo al sindaco Michelini, perché fare tanti complimenti a Gianmaria è superfluo, perché ha creato un castello con tante torri e non crollerà nessuna di queste torri, sinceramente, perché è veramente una persona da stimare, perché vuole bene a Viterbo. Io quello che volevo dire al sindaco Michelini, che Pio II è passato qui e ha fatto una grande cosa con il corpus domini del 1462, però lui ha anche lasciato qualcosa in città e precisamente dei segni importanti, come uno stemma sulla Rocca Bornoz, qui lui ha messo, fatto mettere le mani, poi un portale a Via del Colle, una delle vie perdute di Viterbo che è sempre chiusa, che è dietro al Befotrofio di San Pietro. E un'altra cosa importante che suggerisco è quella di controllare meglio e porre più in evidenza la fontana che si trova entrando da Porta San Pietro, che è a fianco al Befotrofio, al Palazzo dell'Abate, se vogliamo chiamare, in quanto Lucio Matteucci ha fatto una fotografia e l'ha divulgata su Facebook e su altre testate, dove si vede questa fontana di Pio II, dove c'è anche lo stemma con le lune crescenti, che è invasa da piccole cabine elettriche, perché qui il primo che arriva attacca al muro quello che gli pare. Quindi ecco, suggerisco, almeno diamo una ripulita intorno a questa fontana storica che pochi conoscono, perché tutti entriamo da Porta San Pietro, ce l'abbiamo davanti, ma poi si gira a sinistra per andare a Piano Scalano e nessuno vede niente. Però è importante, e anche importante il fatto che davanti a questa fontana che sta lì da tanti secoli, la vasca è quella che sta prima di Porta San Pietro, quella vasca che voi trovate prima di entrare la porta a destra. Quindi sarebbe forse chiaro troppo, ma ecco, ristabilire anche quella vasca avanti alla fontana per dare proprio la funzione sua, quella di una fontana. Un'idea che do nel rispetto delle tante belle parole che ho sentito, tutte positive, però credo che a questo punto sarebbe anche importante rispettare quello che Pio II ha lasciato a Viterbo. Grazie. Va bene, grazie a voi.